Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Pro Farming stagione 6. Allora, oggi sono da solo perché ogni tanto un episodio da solo ci sta, perché è molto bello lavorare in multiplayer, si va veloci, però poi perdiamo il senso del gameplay, il senso di parlare della campagna, progettare e pensiamo solo a divertirci, a cazzeggiare. Invece c'è anche bisogno di lavorare, anche qui in Germania, nella nostra bella MIG map, Made in Germany map. Allora, cosa andiamo a fare oggi? Ops, ho ancora lasciato queste accese. Andiamo a seminare prima di tutto il campo che abbiamo licomato ed erpicato nello scorso episodio. Ok, forse non è stata un'ottima... Oddio, ce l'ho fatta. Va bene. E carica però. Sì, carica. Bene, allora ci possiamo andare a seminare. Possiamo andare a seminare. Perfetto. Avete raggiunto, avete superato di gran lunga, se non sbaglio, la richiesta di Giuliano di 300 like per fare un episodio tutto con l'accento milanese. Quindi lo porterò il prima possibile, non so ancora bene quando, magari prossima settimana. Adesso vediamo anche lui con i suoi impegni come è messo. Ah ok, potevo alzarlo, ecco perché, tutto spiegato. Ok, ora va molto meglio. E quindi niente ragazzi, adesso vedrò di seminare un pochino qua, se ci avanza tempo o se vogliamo mettere con il pilota automatico andiamo anche a vendere i maiali, che dovevamo già fare nella scorsa puntata ma non abbiamo avuto tempo. Allora, adesso direi che apriamo la nostra bella amica Kinze con X. No, ecco, si stava già prendendo forse. Sì, si sta già aprendo. Bene, ok. Questa qua è la Kinze, non mi ricordo neanche più il nome. È una Kinze 3800. Ottima, ottima, ottima. L'abbiamo già utilizzata in un episodio, ma ogni tanto ripassare ci fa anche bene. Però non mi ricordo, forse non l'avevamo utilizzata con il Fend, o forse proprio con il Fend, non mi ricordo. Ok, allora apriamo un attimo il segnafila di là. Mamma mia, se è lungo. Poi la attiviamo. E via. E via, via. Ok, ora ci raddrizziamo. Facciamo prima come le persone professioniste. Vabbè, allora a sto punto il segnafila non ci serve. Facciamo prima un giro del campo attorno. E poi dopodiché vediamo di muoverci e iniziare ad andare su e giù. Caspita, stiamo andando lenti. Stiamo andando molto lenti. Quindi la cosa non è che mi piace, perché vuol dire che ci vuole ancora più potenza. O forse che è proprio il limite della seminatrice, ma non credo. 8 km orari, cioè, e per carità è buono, qua mi insegna addirittura quasi 9 siamo. Però di solito le altre seminatrici mi permettono di andare molto più veloce. Vabbè, non fa niente, tanto questa è molto larga. Comunque, parlando di Pro Farming, penso che a breve, spero entro la fine di maggio, cercherò di fare una puntata con tutti voi fans e riaprire di nuovo il server. Devo solo capire quando e cosa farvi fare. Non so se farò un qualcosa tipo lavori misti, tipo 2, 3 vanno a trebbiare, 3, 4, altri 3, 4 si occupano degli animali, qualcuno le tama. Beh, magari le tamare sarebbe carino, perché l'etamare e l'equamare ci vuole un po' di gente, allora così sì, sarebbe anche una bella idea. Poi alla fine non so se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo visto quel bug dei Yoskin, nel senso che mi sono ritrovato due carri della Yoskin dentro alla partita e niente, ho deciso che alla fine li terremo, perché comunque davvero è tanto che c'è questa serie attiva e non siamo andati avanti, quindi un carro in più non ci fa male, ok? Così almeno ci sbrighiamo anche un pochino. Poi mi sono fatto un pochino due o tre piani, perché ho detto, cavolo, ma sta serie se continua così veramente diventa una noia pazzesca. Quindi dobbiamo puntare assolutamente all'obiettivo del 1.950.000 euro per aprire il biogas, perché una volta aperto il biogas ci sarà veramente da divertirci. Ho in mente di comprare la roba del DLC Holmer per raccogliere le barbabietole e per spandere liquami, utilizzare sia il Variant che l'altro, che non mi ricordo mai il nome, sia il Terra Variant che non mi ricordo, comunque quello per raccogliere le barbabietole,
Poi voglio comprare assolutamente il Class Xerion 5000, stavolta l'ho detto giusto, perché è uno degli obiettivi della serie. E poi abbiamo tutte le strutture da comprare, c'è un secondo impianto biogas solo per i liquami, c'è l'allevamento di pecore, c'è l'allevamento di polli, c'è l'allevamento dei vitelli, c'è di tutto, ragazzi. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di sbloccare questo biogas, di avere trovare i soldi per sbloccare questo biogas, e dopodiché veramente penso che diventerà una gran bella serie, perché ci sono cose qui che possiamo fare solo su questa serie, non possiamo fare né in Italian Farm né nella mappa Holzhausen nell'Agrotech Farm, perché sono molto piccole. Qua invece possiamo utilizzare mezzi giganteschi. Penso che sia una delle poche mappe che ci permette di utilizzare davvero mezzi così grossi. Senza contare il fatto che abbiamo assolutamente bisogno di comprare nuovi campi. Vabbè, adesso qualcosina abbiamo già, e per carità sto seminando. Poi voi contate che su questa mappa gli stadi di crescita sono lenti, 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 lenti. Infatti mi capita spesso che la gente mi scrive in privato e mi dice: ma Agro, come mai ci mette... Ho aperto una partita nella MIG, ma ci mette 30 anni, non mi crescono le colture. No, non è che non crescono, è che bisogna lasciargli tempo. Ci vanno anche 6-7 giorni del gioco per passare uno o due stadi, figuratevi tutti gli stadi, e contate anche che ce n'è uno in più, perché in questa mappa c'è anche nel pacchetto c'è una mod che aggiunge uno stadio delle colture per trinciare, per esempio l'orzo, volendo si può trinciare uno stadio prima, se non sbaglio, anche il mais, adesso non mi ricordo come che funziona bene, comunque c'è una mod che lo permette, quindi è una cosa veramente... Io adesso mano a mano me la sto riscoprendo. Oggi pomeriggio mi sono dedicato molto al salvataggio, perché sono andato abbastanza avanti, perché mi mancava razione mista, perché mancava l'acqua, perché c'erano ancora un po' di campi da trebbiare, tutte queste cose qua. Quindi ho detto boh, mi dedico per bene alla pro farming, e nel mentre, quando aspettavo tra una cosa e l'altra, tipo che ne so, ho svuotato una trincea, quella che era mezza piena, c'era neanche piena, a metà, forse solo al 20%, qualcosa del genere, l'ho svuotata tutta, un po' l'ho portata col silato stoccato nella zona della razione mista, e un po' l'ho già data in farm. E comunque, mentre aspettavo che il course player riempisse il carro con il telescopico, ogni tanto mi facevo un giretto, e mi sono accorto che comunque avevo fatto una buona scelta come mappa la scorsa estate, quando abbiamo scelto appunto di spostarci sulla MIG. E quindi niente, sono veramente contento di aver ritrovato anche un pochino di spirito di gioco su questa mappa, perché secondo me ci siamo fossilizzati. Questi episodi sono un po' più noiosi solo perché per adesso è tutto un già visto, mentre spero e penso che in futuro sarà molto diverso, sarà davvero diversa come cosa. Ok, adesso abbiamo fatto un bel giretto, io direi che ci impostiamo un attimo la GPS, oppure no, sono già 9 minuti e 30, allora magari qua, ragazzi, la faccio andare un attimo con il pilota automatico, dopodiché dopo, se avanza ancora tempo, vedo di fare qualche giretto insieme a voi, dai, perché è anche carino utilizzarlo. Grossa, ma qua direi che, ragazzi, cioè, ci sono campi in cui servono questi tipi di mezzi. E di sicuro non è come la Orsche in reale che utilizzate, la metà di voi utilizza. Io non lo so, ragazzi, come fate ad utilizzare quel tipo di mod. Tipo quelle originali, modificate, trasformate, larghe 30 metri o queste cose qua. Boh, sono gusti. Allora, adesso volevo prendere... Cos'è questa cosa? Ferma. Ah, ecco. Qua sì, stavo andando a trebbiare, solo che i campi non essendo miei, e per fare un buon lavoro lo faccio trebbiare col course play. Solo che ogni tanto si blocca. Adesso ho capito perché. Apriamo un attimo il tubo. Scusate, ragazzi, non era previsto nell'episodio, ma bisogna anche farle queste cose ogni tanto. Sto gettando fuori, ma non facciamoci caso. Ok, perfetto. Qua sto andando avanti a trebbiare. Come vi ho detto, qua abbiamo davvero tanta roba. Penso che con una buona offerta possiamo arrivarci davvero al biogas, vendendo queste cose qua che abbiamo già nei silos. Solo che devo aspettare che arrivi la grande offerta, oppure ditemi nei commenti se per velocizzare la serie vi va bene che magari le induco
perché comunque c'è un metodo per far spuntare le grandi richieste e quindi basta modificare i file che ci sono nel salvataggio. Quindi ditemi nei commenti se volete. So che è un po' un baro, però alla fine tanto prima o poi sarebbero arrivate quelle grandi richieste. A sto punto le anticipiamo un pochino per il bene della serie. Non lo so, aspetterò i vostri commenti. Per il resto adesso questo è ciò che volevo fare. Ah sì, volevo prendere. No, questo mi serve. Allora facciamo con questo. Sì, qui abbiamo il nostro amicone John Deere 6210R che abbiamo comprato due episodi fa, se non sbaglio. E praticamente l'ho utilizzato un po' per dar da mangiare, quindi ho fatto un po' di... ho trasportato la razione mista, ho trasportato silato e queste cose qua, perché comunque ha il multifruit al suo interno, quindi non carica solo le colture normali. Per chi mi chiede sempre i link, ragazzi, se andate nella descrizione c'è un link che vi porta a una pagina del forum Farming Italia, del mio forum, in cui trovate tutti i link per trovare le mod. Quindi no problem, ragazzi, cioè evitate di scrivere potete mi puoi passare quel link di quello, il link di quell'altro. Io di solito tutte le mod che aggiungo le metto poi anche lì. Quindi allora adesso il nostro coso per i pigghi dov'è? Dove sta? Forse è laggiù. Qua avevo seminato erba, sta crescendo, sì, sembrerebbe che stia crescendo piano piano. Sì. Tra l'altro dobbiamo anche iniziare a pensare alle infestanti, perché laggiù ho visto che ne stanno uscendo qualcuna, quindi dobbiamo pensarci assolutamente. E poi voglio inserire qualche bel pacchetto di zavorre, perché mi sono stufato di utilizzare queste qua della Suver. Allora, qua ne abbiamo tre, adesso vediamo quanti ce ne sono. 00. No, dai. Ah, ma forse dobbiamo comprare i... Ma forse dobbiamo comprare i piccolini, è vero. Io un attimo, animali. Pig. No, 108 di pig. Perché non va? Non gli ho dato da mangiare, non mi pare. Mi pare di avergli dato da mangiare. Vacche. Adesso i maiali. Ecco. Pig. Qui, pig sono 54 qua. Ok, in ingrasso sono 4, produttività 10%, perché in effetti non abbiamo dato niente. Allora dobbiamo dargli da mangiare. Io pensavo che invece ci fosse già. Qua come sta lavorando? Lascia un po' sto bordino in fondo, ma va bene stess. Va bene stess, ragazzi. Allora direi che vabbè, ora lo faccio scaricare un attimo. E spero che poi lui si fermi e non mi rompa più i cabasisi. Direi che quindi andiamo a caricargli un attimo. Oh, oh. Vabbè, dai, allora facciamo che finire, visto che siamo quasi addirittura d'arrivo. Il discorso della razione mista ai maiali l'abbiamo già visto un bel po' di volte, quindi non ve lo mostro. Adesso facciamo ancora due giri con la seminatrice, giusto per completezza. Questo è stato più un episodio di riassunto e di parlare della serie, ma ogni tanto ci vuole, ragazzi, perché bisogna organizzarsi. E poi, dato che la serie è anche vostra, cioè la registro io, ci gioco io, ma poi siete voi che la guardate, che mi seguite tutti i giorni, voglio anche avere il vostro parere. Ok, però mi puoi fare una cosa del genere, perché io ho bisogno. Calcola la larghezza, perfetto. Offset gli mettiamo 0 e guardiamo solo un attimo l'angolatura. No, avanti, andiamo avanti, ok. Controlliamo l'angolatura, direi che così va bene. Accendiamo, abbassiamo. Lui sta già seguendo e via. E via, via. E roba del genere. Ok, perfetto. Ah, e poi faccio una piccola chiamata alle armi, ragazzi. L'ho già detto nel video dello speciale per gli 8000 iscritti, anche se so che non tutti l'hanno visto, perché ho visto cioè l'ho capito dal numero delle visualizzazioni. Comunque, mi fate un regalo. Io cerco di portarvi tutti i giorni dei video. Fatemi questo regalo. Cerchiamo di arrivare il prima possibile ai 10000 iscritti. Non solo per questione personale, ma anche perché sto preparando un video pazzesco. Chi ha visto lo speciale sa già di cosa sto parlando, lo ripeto per chi non l'ha ancora visto, cioè sarà un video dove caricherò delle clip, monterò delle clip di un sacco di cose che non vi ho mai mostrato, da me ubriaco, ai miei viaggi,
alla visita all'Expo che dovevo fare il video, ho fatto solo qualche visita o qualche clip, a cose in campo che non ho mai pubblicato, tutte queste cose qua. Voglio fare un collage e ringraziarvi per i 10.000. Solo che, ragazzi, dobbiamo arrivarci. Cioè, con i ritmi di adesso facciamo, in una settimana più o meno facciamo 100 iscritti. No buono, dobbiamo andare più veloci, perché altrimenti non ci arriviamo neanche per la fine dell'estate. Dobbiamo essere più veloci. Io conto in voi. L'ho già detto, più o meno la metà delle mie visual arrivano da gente che non è iscritta al canale. Ora, so che lì in mezzo ci sarà anche chi magari non può crearsi un account, ma per tutti quelli che non si sono ancora iscritti e hanno un account o possono crearsi un account ma non hanno voglia di farlo, non vi costa nulla. Fatemi questo regalo. Qui abbiamo la nostra bella Kinze che sta lavorando. Carina, carina. L'ho vista poco utilizzata, questa mod. Ho visto che sono pochi i modder che la utilizzano. Va bene, io direi, ragazzi, che ci salutiamo. Come al solito, se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, ma soprattutto vi ho parlato di tante cose in questo episodio, quindi ho bisogno del vostro parere. Fatemelo sapere con un bel commento, mi raccomando. Io leggo tutto, anche se non vi rispondo, sappiate che io leggo tutto, non c'è un commento che mi perdo. E quindi veramente, ci tengo che mi diate il vostro parere. Direi che da Gromoderni è tutto, noi ci vediamo alle 18 con un nuovo video, oppure domani, oppure sui social, solo un po' ovunque. Ciao a tutti, ragazzi!